Il Partito Democratico è il primo partito a Napoli, in città metropolitana, e in Campania. Comincia la nostra partita per il vero obiettivo, che è quello di tornare alla guida di Palazzo San Giacomo. Sarà importante ovviamente farlo insieme al presidente De Luca, e i dati anche di queste ore dei comuni che vanno al voto, dove abbiamo l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, certificano che quella strada può essere una strada importante da intraprendere insieme. Però non ci vedo assolutamente nessuna incompatibilità. Vorrei analizzare con voi due dati. Il primo, di cui siamo estremamente orgogliosi e felici, è che il Partito Democratico, per la prima volta da quando esiste il Partito Democratico, è il primo partito a un'elezione regionale a Napoli, in città metropolitana e in Campania. Nessuno ci credeva quando l'abbiamo detto. E questo è un risultato positivo, che fa registrare anche un'inversione di tendenza rispetto ai dati delle ultime elezioni. E se c'è un altro dato su cui occorre secondo me fare una riflessione, abbiamo avuto un voto d'opinione. Noi ovviamente adesso faremo valere sia politicamente che numericamente in questi anni e in queste settimane il peso del Partito Democratico anche all'interno della coalizione che ha caratterizzato la vittoria del presidente De Luca. A Napoli il PD non c'era, se prendiamo i dati delle ultime elezioni amministrative. Ed è chiaro che ora, dopo qualche ora di pausa, comincia la nostra partita per il vero obiettivo, che è quello di tornare alla guida di Palazzo San Giacomo. Adesso al Partito Democratico tocca guidare con attenzione e con estrema umiltà e consapevolezza un processo politico che ci porti però a conseguire quel risultato. Sarà importante ovviamente farlo insieme al presidente De Luca, e i dati anche di queste ore dei comuni che vanno al voto, dove abbiamo l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, certificano che quella strada può essere una strada importante da intraprendere insieme. Però non ci vedo assolutamente nessuna incompatibilità. Noi ancora oggi siamo rammaricati del fatto che il Movimento 5 Stelle non abbia voluto aggregarsi al nostro progetto politico per la Regione Campania, che ci ha visto tra l'altro largamente vincenti. Quello che noi dobbiamo offrire a Napoli è un progetto di discontinuità rispetto a una città che in questo momento non è assolutamente governata.